Dieta e vita, una nutrizionista per amica, a cura di Irene Pocaterra. Bentornati amici ascoltatori, un affettuoso saluto a tutti voi dalla vostra amica nutrizionista. Oggi ho deciso di parlarvi di acqua. Vediamo un po', il 60% del peso corporeo di un adulto è composto da acqua. Siamo come dei contenitori, mezzi pieni o mezzi vuoti, se di indole siamo pessimisti. All'inizio della vita, da neonati per intenderci, il 75% del nostro peso corporeo è fatto di acqua. Invecchiando, avviziamo. Questa fisiologica tendenza alla secchezza la possiamo apprezzare semplicemente mettendo a confronto la nostra pelle con quella di un bambino. Noi siamo secchi, il bambino invece è morbido morbido, tutto da mordicchiare. Quanto pesate? Per farvi capire con i numeri, un uomo, forse meglio una donna di 60 kg, racchiude all'interno circa 36 kg di acqua. Sembra impossibile, c'è, ma non si vede. Sta dentro le cellule, tra le cellule, un po' nel sangue e nella linfa. A differenza di quanto si pensa, l'acqua si assume sia attraverso le bevande, sia con gli alimenti che ingeriamo. Molti alimenti hanno come componente principale l'acqua, tipo il latte, la verdura, la frutta, non quella secca oleosa, ma anche carne, pesce, uova e formaggi, anche nella pizza e nel pane. Cibi sicuramente privi di acqua sono l'olio e lo zucchero. L'acqua di cui siamo fatti non è stagnante, ma si rinnova continuamente. Entra e esce attraverso le urine e le feci, con il sudore e la respirazione. Eliminiamo acqua tutto il giorno, per tutta la vita. Ecco perché è così importante bere acqua. Quale acqua bere? Ma non importa. Bevete, bevete, bevete. Naturale, gasata, effervescente o lievemente frizzante. L'acqua che preferite. Un occhio alle etichette. Ecco alcune indicazioni generali per sapere che acqua state per mettere nel carrello. Il residuo fisso, cioè la quantità di sostanze inorganiche presenti nell'acqua, normalmente espresso in milligrammi per litro, che si ottiene facendo evaporare l'acqua a 100 gradi, con successiva essiccazione a 180 gradi centigradi. In parole povere, il residuo fisso determina la leggerezza dell'acqua minerale. Grazie al valore ottenuto, le acque vengono successivamente classificate in minimamente mineralizzate, con un residuo fisso inferiore o uguale a 50 mg per litro, oligominerali, dai 50 ai 500 mg litro, medio minerali, dai 500 ai 1500 mg litro e ricche di sali minerali, cioè superiori ai 1500 g litro. Quelle maggiormente commercializzate in Italia sono quelle oligominerali, che rappresentano circa il 50% di tutte quelle in commercio. Le acque minimamente mineralizzate sono per lo più consigliate perché favoriscono la diuresi e indicate per chi ha problemi di calcoli renali. Le oligominerali, grazie al ridotto contenuto di sali minerali, favoriscono la diuresi e contengono livelli bassi di sodio. Le acque minerali hanno invece applicazioni diverse a secondo del tipo di sostanza disciolte in essa, bicarbonato, calcio, magnesio, e normalmente non devono essere bevute in quantità eccessive, fino ad un litro al giorno, alternandole poi con acqua oligominerale. Infine, le acque ricche in sali minerali, normalmente sono consigliate dal proprio medico, vengono assunte principalmente a scopo curativo. Quanta acqua bisognerebbe bere? Sicuramente non aspettate di avere sete. Nel momento in cui avete sete significa che il vostro organismo è in debito di acqua, per cui imparare a bere regolarmente. In generale si consigliano almeno 1,5 litri, 2 litri di acqua al giorno. Questo però dipende dall'età, dal peso, dalla temperatura esterna, dal lavoro che fate e da cosa avete mangiato. La vostra urina è incolore e inodore? Beh, allora state bevendo abbastanza. Ma bibite, succhi di frutta, integratori salini? No, acqua. E se proprio vogliamo essere raffinati,